Cosa può dare ancora questo consiglio comunale anche al netto, insomma, delle condizioni di bilancio, delle condizioni di casse di San Giacomo? Cosa può dare in questo fine legislatura alla città? Il Consiglio Comunale ha perso slancio, Basta vedere gli ultimi consigli comunali. Io credo che si deve trovare una spinta motivazionale forte da parte del Consiglio per l'approvazione di atti che sono interessi alla città. Vedete che nonostante la propaganda di De Luca, la Campania ormai si sta stabilizzando come la prima regione d'Italia per contagi. Quindi il Consiglio Comunale deve dare, secondo me, la forza di una unità istituzionale nell'interesse della città. Tanto poi si andrà a votare a giugno, a marzo inizia la campagna elettorale, ognuno racconterà la propria storia. Quindi io mi auguro che soprattutto per il bilancio che porteremo in consiglio entro ottobre ci sia questa consapevolezza e io lavorerò per far sì che ci sia il massimo di armonia istituzionale possibile nella consapevolezza che una maggioranza politica per come era nata nel 2016 non c'è più. E come ho più volte detto, questo non è necessariamente una brutta notizia.